cuore della madre, stretto sotto al suo braccio, non cessava di battere e somigliava tanto a quei fichi d'India che lei gli faceva sempre trovare. Voleva liberarsene quanto prima e l'ora dell'appuntamento stava per scoccare. La strada era accidentata e Turiddu nella foga della corsa inciampò. Il cuore, che ancora batteva tutto inzuppato di sangue, uscì dallo straccio e rotolò lungo il sentiero. Turiddu sentì fuoriuscirne una voce sottile. Si credette pazzo. Ma quando si chinò per raccoglierlo, la sentì nitida, accorata e lacerante, quella voce nella notte muta. Figlio mio, sangue mio, ti struppiasti? Quel cuore chiedeva al figlio, al sangue del suo sangue, che si fosse fatto male. Turiddu pagò il debito e quando tornò a casa trovò un piatto di fichi d'India freschi sul tavolo e pianse tutte le sue lacrime.